Posizione numero 100 per il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nella speciale classifica stilata, come avviene ogni anno, dal Sole 24 Ore. Seguono il primo cittadino ionico soltanto quattro sindaci, quelli di Reggio Calabria, Catania, Roma e Palermo. Per comprendere meglio questa graduatoria che pone il sindaco di Taranto al 100° posto, ovvero al 5° in Italia, abbiamo contattato Domenico Palmiotti, giornalista del Sole 24 Ore, che ha stilato la classifica. Il fatto che De Caro sia in testa alla classifica, Melucci sia 100° in classifica, ovviamente non sono realtà comparabili, ogni città ha una sua storia a sé, però io non sottovaluterei nemmeno il fatto che De Caro comunque al secondo mandato e quindi come sindaco nei primi 5 anni di mandato ha potuto già mettere in evidenza e portare a compimento alcuni programmi. Melucci è stato eletto nel 2017, probabilmente ci vorrà ancora del tempo per vedere le azioni di questa amministrazione dispiegarsi negli effetti concreti, perché è ovvio che il cittadino poi dà il suo giudizio, valuta l'operato di un sindaco sulla base non tanto di quello che viene annunciato o presentato, ma sulla base delle realizzazioni che vede. A Taranto si è avviato un percorso molto difficile, molto complicato di riposizionamento della città, l'apertura dei cantieri, l'avvio dei cantieri, anzi da un punto di vista progettuale, tecnico, e di queste settimane, prima di vedere la luce, prima di vedere le opere compiute, occorrerà del tempo. Quindi probabilmente io penso che il sondaggio possa anche essere stato influenzato da questi elementi.